Denis Bergamini non si è suicidato. È stato ucciso deliberatamente. La mandante del suo omicidio è Isabella Internò e chiedo per lei una condanna a 23 anni di reclusione. Così ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, che ha affiancato il sostituto Luca Primicerio nel processo per l'omicidio del calciatore di 27 anni del Cosenza, trovato morto sulla statale 106 Ionica, nei pressi di Roseto Capospulico, il 18 novembre 1989. Nonostante la gravità del reato, il procuratore ha richiesto una pena meno severa per Isabella Internò, ex fidanzata della vittima. D'Alessio ha spiegato: Isabella Internò ha tradito l'affetto che Denis aveva per lei, ha esasperato il loro rapporto e, pur di salvare il suo onore, ha compiuto un gesto estremo. Considerando il lungo periodo trascorso, merita le attenuanti generiche. Per questo motivo non chiediamo l'ergastolo, ma una condanna a 23 anni di reclusione. Dopo 35 anni e 8 ore di requisitoria, suddivise in due giorni, è giunta la richiesta di condanna per l'unica imputata nel processo. Isabella non era presente in aula. Si sostiene che avrebbe ucciso l'ex fidanzato dopo che lui aveva deciso di lasciarla. D'Alessio ha affermato: lo ha ucciso per salvare il suo onore, poiché Denis non voleva più sposarla, nonostante lei avesse abortito, a 5 mesi di gravidanza, in una clinica di Londra. La procura ritiene che Isabella non abbia agito da sola, ma con il coinvolgimento di altre persone rimaste sconosciute. Secondo le indagini, Denis Bergamini sarebbe morto per asfissia da compressione, provocata da un mezzo, probabilmente una sciarpa o un sacchetto di plastica, che non ha lasciato segni evidenti sul collo. Durante l'omicidio, Isabella Internò si trovava insieme a lui, ma per 35 anni ha raccontato una versione falsa. Ha sostenuto che, a un certo punto, Denis sarebbe sceso dall'auto che stava guidando per tuffarsi sotto un camion in corsa, dipingendo così la sua morte come un suicidio avvenuto per investimento. Nel 2017, l'ultima inchiesta, voluta dal procuratore Eugenio Facciolla, ha smentito questa ricostruzione. Il cadavere di Denis Bergamini è stato riesumato e la nuova perizia ha lasciato poco spazio ai dubbi. Il calciatore era già morto quando il suo corpo fu investito, in quanto era stato adagiato sull'asfalto. In sostanza, Isabella Internò ha mentito, così come il camionista Raffaele Pisano, che aveva sempre sostenuto di averlo investito. All'epoca dei fatti, Pisano fu indagato per omicidio colposo, ma poi fu prosciolto. La sorella di Denis, Donata Bergamini, insieme a tutti i familiari del calciatore, ha sempre respinto la tesi del suicidio. Dopo la richiesta di condanna, Donata ha dichiarato: questa verità sarebbe dovuta emergere nel 1989 e non dopo tutto questo tempo. Ma sono molto contenta della requisitoria e ora voglio mantenere un atteggiamento cauto. Dopo anni di dolore, Donata attende con trepidazione la sentenza, desiderando rimanere realista di fronte a tanto passato. Denis Bergamini aveva compreso che uscire da quella relazione sentimentale non sarebbe stato facile e iniziava a provare paura. Confidava agli amici: «Mi ritrovo Isabella ovunque». Dalle indagini e dalle testimonianze è emerso che il calciatore desiderava tenere il bambino in arrivo, ma non intendeva sposare la madre a causa del loro carattere ossessivo, che li portava a non andare più d'accordo. Questa scelta era inaccettabile per Isabella, poiché avrebbe leso il suo onore e quello della sua famiglia. La donna desiderava un matrimonio riparatore, perché nel contesto patriarcale in cui vivevano, quella sembrava essere l'unica soluzione possibile. Bergamini ha pagato il rifiuto delle nozze e l'aborto di quel figlio con la vita. Secondo la procura, l'unico modo per riparare l'affronto subito da Isabella Internò era uccidere il fidanzato, e così fece.